consigliere che ha chiesto la parola è il consigliere Matteotti. Prego, consigliere Matteotti. Sì, buonasera a tutte, grazie Presidente. Allora, volevo porre alcune domande sulla situazione attuale, abbastanza specifiche. Prima di tutto volevo capire la situazione che si è venuta a creare e come è stata affrontata nelle sedi comunali, nelle varie sedi comunali, riguardo all'attività e al lavoro del personale. E mi riferisco sostanzialmente alla nuova modalità di lavoro agile, quindi volevo capire sostanzialmente quante sono state le postazioni di lavoro agile che sono state attivate dall'inizio della chiusura fino a lunedì, punto di domanda. Quanti dipendenti hanno lavorato viceversa in presenza? E quanti dipendenti sono stati messi in ferie obbligatorie? Perché mi risulta anche questo. E su questo anche una particolarità che mi ha lasciato un po' così perplesso. A me risulta che sono stati fatti venire a lavorare persone che avevano ferie maturate di notevole entità. Quindi, da quanto mi risulta, la normativa direbbe che prima devono essere consumate le ferie, dopo eventualmente si ricorre al lavoro agile e poi in ultima istanza al lavoro in presenza. Ma questo si riferisce al passato ormai, perché da lunedì in teoria dovrebbe cambiare tutto nuovamente. Quindi anche lì volevo capire il lavoro agile da lunedì in poi che fine fa? Sarà un'opzione oppure verrà relegato in soffitta come è stato prima della chiusura? E faccio presente che il lavoro agile ha indubbiamente degli aspetti molto favorevoli. A parte la migliore produttività, riduce sicuramente gli spostamenti, riduce l'inquinamento, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la prima parte della domanda, delle domande. Secondo aspetto, noi ormai marzo del 2019 abbiamo chiesto se fosse possibile istituire una videoconferenza informativa settimanale. Abbiamo chiesto prima con lettera, poi con interpellanza. Alla fine sostanzialmente non è mai stato risposto. Allora, visto che le conseguenze di questa emergenza sanitaria non sono affatto finite, volevo capire, l'amministrazione dà questa disponibilità a fare una conferenza informativa settimanale, sì o no? E questo, per questo mi riallaccio anche a un altro aspetto, cioè quello dell'informazione. Sono venuto in possesso di alcune informazioni riguardo alle domande del bonus alimentare. Queste domande e l'erogazione del bonus ha consentito di mappare in maniera abbastanza precisa la situazione estremamente preoccupante dell'Alto Garda e del Comune di Riva riguardo alle situazioni di persone e famiglie e minori che sono in estrema difficoltà. Io ho dati che risalgono alla fine di aprile e sono relativi alle richieste dei bonus alimentari e praticamente risulta che Comune di Riva ha una media doppia rispetto a quella provinciale. Siamo sul 16% di richieste riferite alla popolazione, di cui il 4, quasi 5% si riferiscono a minori. Faccio notare ancora che
a livello provinciale invece che il 16 siamo all'8 per quanto riguarda le persone e al 2 per quanto riguarda 2,5 per quanto riguarda i minori. Una situazione abbastanza grave ce l'hanno anche i comuni qua intorno, tipo Arco, che però viaggia intorno al 12%, Rovereto intorno all'11%, eccetera, Trento intorno all'11%, quindi la media, diciamo così, dei grossi agglomerati sarebbe intorno all'11-12%, invece il comune di Riva viaggia intorno al 16%, quindi qua c'è una situazione estremamente grave che va affrontata. E mi riallaccio al discorso di prima e anche a quanto aveva detto in consiglio comunale, cioè in consiglio comunale virtuale l'assessore Zanon, no, il Caproni. Lavoriamo tutti insieme? Allora, lavoriamo veramente tutti insieme? Questa videoconferenza settimanale la facciamo in cui anche noi possiamo dare il nostro contributo e siamo ben lieti di farlo. Mi sembra che questa situazione sia stata gestita in maniera abbastanza personalistica dall'amministrazione comunale, per cui nessun altro contributo sembra che sia benvenuto e questo mi dispiace. Altra cosa, e qui torno un attimo indietro sui dipendenti del comune, mi ero dimenticato di dire una cosa. Quanto il comune, tra virgolette, ha guadagnato, tra virgolette, lasciando i dipendenti a casa, nel senso che normalmente i dipendenti usufruiscono di bonus di un buono alimentare che è intorno ai 6 euro, se non sbaglio. Essendo i dipendenti a casa, il comune, tra virgolette, sempre risparmia un certo tot. Quindi quanto ha risparmiato il comune lasciando a casa i dipendenti? E viceversa, quanto ha, sempre lì, quanto ha guadagnato, tra virgolette, facendo lavorare i dipendenti in lavoro agile? Perché anche lì la connessione non la paga il comune, la pagano i dipendenti. Forse sarebbe il caso di stabilire da qua pro futuro, attraverso la concertazione sindacale, dei criteri per cui si fa il lavoro agile. Anche lì, secondo me, al comune converrebbe, perché se uno fa la moltiplicazione 6 euro per 20, sono tot, che sono 120 euro se non sbaglio, e con 120 euro al mese si pagano più di connessioni, per cui secondo me il comune potrebbe, per i dipendenti in lavoro agile, pagare la loro quota di connessione, di abbonamento alla fibra, con tutti i risparmi che dicevo prima, nel senso che meno gente che va e che viene, più gente che se ne sta a casa tranquillamente e che lavora anche in maniera molto più produttiva. Ultima cosa, visto che è stato tirato fuori il discorso sulla consulenza, diciamo così, al museo, nulla che dire sull'attività culturale. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è un affidamento, anche lì, in condizioni come queste, un affidamento diretto. È vero che la legge lo consente, però forse in una situazione come quella in cui versiamo adesso, e soprattutto chi è in ambito culturale, forse bisognerebbe garantire al massimo la concorrenza. E la concorrenza si fa semplicemente usufruendo di più domande, più offerte, in modo da prendere quella migliore. E con questo ho chiuso. Grazie. Grazie consigliere Matteotti. Prego, sindaco. Allora, non rientro sulla questione di quello che abbiamo già trattato la volta scorsa, sulla
su suggerimenti, pare che nessun contributo sia benvenuto. Vi ho già detto ampiamente la volta scorsa, quindi non ci ritorno. So che la settimana abbiamo detto che convocavamo la conferenza di capigruppo, è stato richiesto addirittura dopo il consiglio, dopo questo consiglio, da consiglieri della minoranza, non della maggioranza, quindi mi fermo lì. E che sarà fatta evidentemente, dove stabiliremo tutte le modalità per lavorare e per valutare le cose che non sono ancora ferme. Cioè le bocce, per quanto riguarda tutto, aiuti, controaiuti e cose del genere, non sono ancora ferme. Aspettiamo il decreto legge dello Stato in versione ufficiale, poi lì cominceremo a avere delle bocce ferme, e non lo sono comunque le bocce ferme, perché questa è una dichiarazione fatta dal Presidente della Giunta Provinciale, non mia, che diceva aspettiamo il decreto legge nazionale per vedere come le misure nazionali e quelle provinciali varate possono sovrapporsi o meno in funzione di equilibrare una risposta complessiva. Fate conto che a livello nazionale, per quanto riguarda la TOSAP o la COSAP o l'imposta di pubblicità, lo Stato ha messo un pacchetto di miliardi a favore dei comuni per le minori entrate, ad esempio. E quando ragioniamo, io vi ho invitato a non ragionare solo e unicamente per il comune di Riva, perché se ragioniamo per il comune di Riva è una cosa, se noi abbiamo il panorama dei comuni è tutt'altra cosa, perché i conti lo Stato li fa con questi come la provincia, a tal punto che nel disegno, che ormai non è più disegno di legge, nella legge provinciale, quella appena entrata in vigore, che è di domenica, perché è stata la discussione finita domenica alle ore 10:30 di mattina dopo la maratona, per quanto riguarda la rimodulazione delle tariffe e dei tributi, quindi non IMIS e non TARI in questo caso, perché hanno altre normative, si dice che a copertura delle minori entrate di tutte queste partite, IMIS compresa però in questo caso, e la TARI anche, ma su un altro capitolo, alla copertura delle minori entrate provvede il comune attraverso il proprio bilancio, usando la quota libera dell'avanzo. Riva e basta, e pochi altri. Cioè la partita nazionale è molto diversa. E a livello statale sono state messi per adesso 3,3 miliardi, su una richiesta di 5,8 miliardi come prima tranche, per la copertura delle minori entrate. Detto questo, e vi ribadisco che per la questione TOSAP, plateatici, c'è una normativa provinciale specifica appena varata ed è competenza primaria. Vado su queste due questioni. Questione lavoro degli interno, cioè dei dipendenti comunali. Ora, i dipendenti comunali, e non entro nel merito di competenze che non appartengono al sindaco. Il capo del personale non è il sindaco. Al sindaco compete valutare che le disposizioni Covid siano attuate, perché di questo non è una responsabilità diretta. E non entro nel merito nemmeno delle eventuali singole lamentele che possono essere state comunicate, arrivate, perché non dipendono dal sindaco la soluzione, ma in un rapporto costante che c'è stato con il medico del lavoro che il comune ha, col medico della sicurezza che il comune ha e con le organizzazioni sindacali che hanno costantemente interloquito con l'amministrazione comunale. Detto questo, in macro dati noi abbiamo circa 105 dipendenti al netto dei dipendenti del personale del nido e senza i dipendenti e senza i vigili urbani. E di questi, con l'altro personale, abbiamo circa 140 dipendenti, cantiere comunale nido, quindi sono 105 gli altri. Di questi 105 sono 82 le postazioni di lavoro agile,
ne avrei una anch'io, oltre gli 82. Cioè, questi sono gli 82 dei dipendenti. Allora, sapete che la prima disposizione, la direttiva numero 2 del Ministero, dava delle specifiche precise e noi abbiamo attuato, siamo partiti nella prima settimana, vi ricordo che solo nella prima settimana avevamo già 42 postazioni a distanza, nella prima settimana, siamo arrivati ad oggi che sono circa 82. E è stato usato, i singoli capi settore delle aree hanno organizzato rispetto al concetto della prestazione in presenza e l'organizzazione del proprio settore, organizzando all'interno del proprio settore chi doveva stare prioritariamente a casa immediatamente rispetto alla direttiva, e che sono i classiche, immunodepressi, malattie oncologiche, patologie, eccetera, eccetera, erano i primi che stavano immediatamente a casa, indipendentemente immediatamente dal lavoro agile, stavano immediatamente a casa, punto. Quindi era questo. Sempre farla diventare rosso. Non c'è qualcosa sotto. Stavano immediatamente a casa. E da lunedì prossimo, a dire la verità, non so se lunedì prossimo o lunedì scorso, guardate, a dire la verità, è entrata in vigore la direttiva numero 3, che dice che servirebbe un provvedimento per stabilire quali sono la rivalutazione delle attività indifferibili da dover trattare in presenza, agevolando il più possibile ancora il lavoro agile. Sappiamo che tale lavoro per ora è stabilito fino al 31 luglio di quest'anno, cioè le direttive vanno fino alla fine della dichiarata emergenza, 31 luglio. Già si sta lavorando a livello di Ministero della Funzione Pubblica circa la tipologia del lavoro agile, sapendo che il lavoro agile è una definizione che è stata introdotta per l'emergenza, perché si parla se no di lavoro, di telelavoro, di smart working e altre tipologie che non. Il lavoro agile è stato di per sé utilizzato in questa definizione, trova anche, mi pare, nel decreto legge, ma sono troppi gli articoli, o qualche definizione anche ulteriore. È certo che la prospettiva da qua in avanti, comunque a fine emergenza, come dice il decreto, è che tutte quelle categorie protette dall'inizio rimangono protette e stanno a casa fino alla fine dell'emergenza, qualora assolutamente impossibile. Vanno ridefinite i lavori in presenza, perché la stessa direttiva dice, siccome stiamo parlando di ripartenza, evidentemente la presenza si rende necessaria in funzione di alcune questioni. E io oggi avevo 4 persone che dovevano andare sul Lungolago a fare delle verifiche puntuali sulla spiaggia, evidentemente se sono a casa evidentemente difficilmente lo possono fare. 2 sono stati a casa e hanno lavorato su carte e altre cose, facendo disegni, facendo altre cose da casa, spedendole, stampandole, perché non hanno una stampatrice per sfornare una planimetria di 3 metri quadrati, e quindi uno è dovuto venire a stamparla qua. Ma a parte queste cose qua, è evidente che tutto quello che potrà essere fatto ancora a distanza, il lavoro agile sarà fatto proprio per contenere anche gli stessi spostamenti, e quindi è una di quelle direttive. Per quanto riguarda le ferie godute o non godute, e si è agito solo sulle ferie pregresse, è evidente che c'erano alcuni lavoratori che avevano delle mansioni specifiche e non ne avevano altre.
e ci sono stati dipendenti che hanno anche contestato l'assunzione del proprio dirigente in funzione delle presenze e o non presenze. Ma vi assicuro che non è simpatico entrare nel merito della singola posizione, perché ci può stare, ognuno ha delle responsabilità all'interno dell'amministrazione. I dirigenti e i capisettori servono per questo, come il segretario generale serve per questo. Evidentemente io non ho sentito, a me non sono arrivate contestazioni, se non sapute alcune, evidentemente, perché alcune le ho, sono venuto a conoscerle, ma evidentemente le disposizioni vengono date dai dirigenti, ma pare che siano molto, molto, ma molto isolate. E i lavoratori che sono stati in presenza, devo dire che all'interno del comune anche oggi si contano, su queste due mani si contano il numero delle persone che sono presenti. Gli altri sono il lavoro agile, a parte che venerdì pomeriggio, quindi è un'altra cosa, ma più che tre o due o tre per piano, il settore che più ha, che è stato coinvolto, evidentemente è stato il settore purtroppo non è neanche bello dirlo, quello dei servizi funerari, stato civile e servizi funerari. Quelli hanno lavorato quasi tutti sempre in presenza, perché questa era una necessità. Mentre ad esempio il settore edilizia pubblica e edilizia privata ha fatto una turnazione e la terrà la turnazione anche fino alla fine del mese di maggio. E lì si sono alternati tra di loro ferie, riposi compensativi e altre tipologie, attenzione, altre tipologie che sono quelle di chi ha la legge 104, che ha potuto fare i 4 giorni più i 12, sia per il mese di marzo che per il mese di aprile che per il mese di maggio, chi ha chiesto il congedo straordinario, che è un congedo molto lungo ed è a richiesta, che comporta per una prima fase un stipendio pieno, per una seconda fase al 50% e poi senza, e più di uno lo ha utilizzato, e senza toccare le ferie quantomeno del 2021. Ma questo è per sommi capi, io penso che è stato una buona collaborazione da parte dei dipendenti e anche un buon risultato, e sul quale evidentemente bisognerà continuare ed insistere anche con nuove strumentazioni, attualmente non previste nemmeno nei contratti collettivi provinciali. La questione dei 6 euro del buono pasto. I 6 euro del buono pasto sono 6 euro che hanno quasi tutti i dipendenti pubblici di qualsiasi settore, che vanno dagli insegnanti ai dipendenti pubblici, agli ospedalieri, a tutti, che viene usato però contrattualmente solo se in presenza, solo se il lavoro continuativo, solo se hai il rientro pomeridiano, il mattutino e il pomeridiano. E non è monetizzabile ed è usabile solo. È monetizzabile? No, è punto. Non può essere rimontato, sì. Esatto, non è monetizzabile. Pregherei i consiglieri di non prendere la parola senza chiedere nulla, perché altrimenti se lo fanno tutti viene fuori la fiera e non un consiglio comunale. Grazie. Allora, non è monetizzabile, è certo che comporta un risparmio, ma lei normalmente, per chi prende, noi abbiamo dei dipendenti nel comune di Riva che non ha mai usato il buono pasto perché è andato a mangiare regolarmente a casa, e i controlli adesso sono anche abbastanza seri su questa cosa qua. Sapete anche che però per i dipendenti pubblici è previsto un bonus di 100 euro mensili per l'emergenza coronavirus. Cioè, non c'è il buono pasto, ma verrà erogato un compenso di 100 euro per il periodo del coronavirus. E quindi, volendo, vi è una compensazione economica invece che averla usata sul buono pasto. Ma penso che questo sì potrà comportare un piccolo risparmio,
che potrà essere anche quantificato, ma è altrettanto evidente che insomma parliamo di poca cosa che potrà essere comunque valutato in qualche funzione, ma un bonus c'è già. Teniamo in considerazione che intanto il rinnovo del contratto, le risorse per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici sono state sospese dalla parte della giunta provinciale. Va bene? Quindi sia chiaro che quello non è responsabilità evidentemente degli amministratori locali. Dati. Io non so quali dati, se non disaggregati, può avere il consigliere Matteotti, perché stiamo ancora lottando su avere le possibilità delle liste perché sono coperte da privacy, su chi ha ottenuto il bonus alimentare. Certo che i dati li abbiamo, i dati complessivi li abbiamo, per quanto riguarda i nuclei familiari che hanno ottenuto il bonus alimentare arriva, ve l'ho già detto, sono 640 persone, 29 erano in verifica, qualora fossero stati erogati tutti, sono 660 persone che coinvolgono mediamente 3.400 persone, indicativamente. Questo è il dato che c'è. Ma vi ho già detto che quello era un bonus, il totalone del bonus era di 92.600-92.700. Con la manovra finanziaria la provincia ha rifinanziato per 750.000 euro il bonus alimentare. Cioè la manovra appena varata domenica stabilisce che ci siano altri 750.000 euro di bonus alimentare. Quindi verrà rifinanziata quella misura per 750.000 euro e se i dati, come ha detto la provincia durante il dibattito consigliare, saranno convalidati sostanzialmente, quel bonus dovrebbe essere erogato ai territori che hanno avuto un utilizzo del bonus alimentare superiore al 25% del castelletto attribuito col primo bonus ai territori. Quindi su quello noi dovremmo avere questo fosse indicativamente saremmo sui 40.000 euro. E vi ho detto che anche su questo dovremo fare una valutazione di quanto evidentemente finanziare o cofinanziare rispetto alle varie misure un ulteriore pacchetto di bonus alimentare e però fatti in salsa comunale. E perché noi dall'altra parte abbiamo già movimentato, perché adesso la movimentazione sulla Caritas è intorno ai 100.000 euro tra soldi diretti del comune e soldi acquisiti da varie donazioni pubbliche, ulteriormente pubbliche e private. E anche su quello saremo disposti a intervenire. Vi ho anche detto la volta scorsa che il problema proseguirà mese dopo mese, dipenderà da tanti fattori, da come ripartiranno le aperture, da quanti lo faranno, da quanti alberghi apriranno le loro porte, da quanti lavoratori stagionali potranno riprendere servizio, misurando anche gli interventi che verranno fatti dalla provincia. E sapete che la provincia nella legge ha introdotto sul famoso emendamento Olivi 16 milioni per i lavoratori cosiddetti stagionali, ha messo circa 1 milione derivante dal consiglio provinciale come minori spese che sono destinati a quel settore, e sappiamo che è stato ampiamente dichiarato che poco, ma questo adesso va intrecciato con le misure nazionali, vediamo nell'effetto dei 600 euro che dovrebbero essere dati a lavoratori stagionali, badanti, colf ed altre cose, più quelli che dovrebbero diventare
quello che io, a dire la verità, avevo spiegato anche dichiarandolo giornalisticamente oltre un mese e mezzo fa, sono contento che il nome sia identico al reddito di emergenza, che viaggia tra i 400 euro e gli 800 euro, che non segue il filone del reddito di cittadinanza che rimane, come l'assegno unico provinciale che rimane, perché bisogna mettere insieme tutte queste cose qua, e il reddito di emergenza che sarebbe legato proprio a chi è fuori da questi meccanismi, e vi dicevo che per due mesi sono dai 400 agli 800 euro, non seguono nessun filone e sono dati direttamente, ed è per i prossimi due mesi, come gli eventuali ammortizzatori in deroga o la cassa integrazione. E la cassa integrazione sappiamo indicativamente dove va, e gli ammortizzatori in deroga invece servono a coprire chi è uscito dagli ammortizzatori in deroga, e sappiamo anche che per quanto riguarda gli ammortizzatori in deroga pare, non è ancora certo al 100%, che dovrebbero essere trattati direttamente dallo Stato e non dalle singole regioni per la liquidazione al 40% e poi la liquidazione successiva. Questo bisogna capirlo nei prossimi giorni, per capire anche sulle nuove povertà o sugli effetti del disagio che sicuramente ci sarà e che è detestato dal dato che avevo già detto. Io l'altra volta avevo parlato di 640 più i 29 per circa 2.200-2.400 persone, ma l'avevo fatto per un calcolo che non avevo sui numeri, lo avevo sul dato delle domande fatte, ma l'analisi che è stata fatta dei componenti di quel nucleo familiare che ha fatto la domanda, e quindi siamo intorno a quei 3.400 circa cittadini che hanno usufruito di un bonus. Attenzione, quel bonus è stato poi rifinanziato. Dobbiamo avere il dato degli ulteriori bonus che sono stati dati, perché sapete che era stata aperta la finestra della fine di aprile per poter usare tutte le risorse che erano state assegnate ai comuni trentini, che erano state usate per evitare che ci fosse un avanzo da restituire allo Stato. Quindi su quello evidentemente va fatto un'ulteriore verifica per capire quante ulteriori famiglie sono state soddisfatte. Tengo a precisare che costantemente, con il servizio che abbiamo istituito assieme alla Caritas, Comuni di Riva e Servizi Sociali della Comunità, vengono consegnate regolarmente borse direttamente di cibo contenente sia il fresco, carne, verdura, che surgelato con il pesce. E questo continua. E noi abbiamo previsto che questo servizio continui con lo sforzo direttamente di tante persone che ritornano a lavorare, ma l'altro giorno è stato fatto un altro incontro per poter continuare questo lavoro, quantomeno non per il prossimo mese, ma fino alla fine dell'anno. E su questo stiamo riuscendo a ottenere. È certo che anche quello andrà dall'amministrazione rifinanziato e costantemente da qua alla fine dell'anno, rispetto alle esigenze, incrociando le due cose. Grazie.